È davvero possibile chiudere una trattativa in soli 15 secondi? Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio del podcast Scuola di Vendita. Io sono Mirko Cuneo e il titolo di oggi è un po' provocatorio, ma lascia che ti spieghi bene cosa intendo. Nel primo episodio di questo podcast ti ho già parlato dell'importanza dei primi 4 secondi di una trattativa, perché il primo impatto che hai con un nuovo potenziale cliente può determinare il successo o il fallimento di un affare. Ricordati bene infatti questa regola. Non esiste una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Quindi non avrai una seconda possibilità per far colpo sul tuo cliente. Il tuo compito da venditore è quello di prendere subito le redini della conversazione, devi avere il controllo di quello che sta succedendo ed essere percepito come l'esperto o il professionista del tuo settore. Quando incontri un potenziale cliente per la prima volta, ci metterà pochissimo per squadrarti dalla testa ai piedi e farsi una prima impressione su di te. E questo è quello che accade nei primi 4 secondi. La reazione è irrazionale, quasi emotiva, e un atteggiamento sbagliato può farti perdere l'occasione di essere percepito come un'autorità, arrivando persino ad essere considerato come un perditempo, che non può aiutarli a raggiungere i loro obiettivi. Le persone invece cercano qualcuno che possa aiutarli ad ottenere quello di cui hanno bisogno, qualcuno che possa aiutarli a risolvere i loro problemi e a raggiungere così gli obiettivi nel modo giusto. Ma ricorda che dopo quei primi 4 secondi, i 10 secondi o poco più che vengono dopo sono altrettanto importanti. Ho deciso di registrare un altro podcast su questo argomento, perché passo così tanto tempo su questo argomento e voglio che anche tu capisca l'importanza ed il peso che le prime frasi hanno sull'intera trattativa. Vediamo allora cosa succede dopo i primi 4 secondi. Dopo una prima reazione emotiva e a freddo del tuo potenziale cliente, entra in gioco la mente lucida, la sua parte razionale. È qui che il cliente inizia a ragionare per capire se sta parlando con un truffatore, un venditore di fumo o qualcuno che al contrario può davvero essergli utile. Ecco perché se non continui a tenere le redini della conversazione, rischi davvero grosso. Sei ancora sotto la lente di ingrandimento del tuo potenziale cliente, che sta continuando ad osservarti e a giudicarti per capire se può fidarsi di te. Adesso che hai preso consapevolezza di quello che succede, perché lasciare tutto al caso e non provare ad aumentare le possibilità di successo? La prima frase che dici, il primo script che pronunci, può fare la differenza fra una vendita conclusa con successo e, ahimè, un completo fallimento. Prenditi del tempo e assicurati che la tua frase di apertura sia scorrevole, facile da capire e che possa davvero aiutarti con la vendita. Io, quando ho lavorato sulla mia frase di apertura, ho trascorso un intero pomeriggio a cercare di trovare il modo migliore per introdurre me stesso e la mia azienda, fino a quando non mi sono assicurato che fosse tutto perfetto e persuasivo. Poi, ovviamente, non ho un tasso di chiusura del 100%. Ma lavorare sulla mia frase di apertura ha contribuito ad aumentare le mie vendite. E quello che penso è che non bisogna mai lasciare nulla al caso. Perciò, se puoi fare qualsiasi cosa per aumentare le tue possibilità di successo, allora devi lavorarci e devi pianificare ogni minimo particolare. Anche per oggi è tutto. Nei prossimi episodi di Scuola di Vendita riceverai altre informazioni per aiutarti a crescere e ad aumentare il fatturato della tua attività. Se i consigli ti sono stati utili, lascia un like, come sempre, a questo episodio del podcast e non dimenticarti di condividerlo con tutti i tuoi colleghi. Io ti aspetto la settimana prossima per un nuovo episodio. Ci sentiamo presto!